Salire a bordo di un aereo, per molti, è un'esperienza da togliere il fiato. Solcare il cielo, osservare il mondo dall'alto, attraversare le nuvole, il tutto, spesso condito dalla trepidante attesa di giungere alla propria destinazione. Tuttavia, la paura di volare resta comunque tra le più diffuse. La sensazione di vuoto, la consapevolezza della distanza che separa i nostri piedi dalla terraferma e il terrore che qualcosa possa andare storto. Questa paura insormontabile, considerata da molti futile e ridicola, negli anni è stata conciliata da una lunga lista di pellicole hollywoodiane, ma ancor più dalle notizie di cronaca riguardanti la caduta o la scomparsa di aerei pieni zeppi di passeggeri. Ed è proprio da qui che inizia la nostra storia di oggi, la terribile storia di uno dei peggiori incidenti aerei mai avvenuti, di centinaia di vite perse in pochi minuti. La storia del disastro JAL 123. È il pomeriggio del 12 agosto 1985. All'aeroporto di Haneda, Tokyo, il volo Japan Airlines 123, un Boeing 747, considerato il mezzo più sicuro al mondo, si appresta a decollare alla volta di Osaka, con 12 minuti di ritardo. Il decollo avviene senza particolari problemi e i 509 passeggeri a bordo iniziano a rilassarsi sui loro sedili. Nel mentre, i 15 membri della crew di bordo si preparano per assistere i passeggeri e a pochi minuti dal decollo distribuiscono a tutti i bambini delle amigurumi, tipiche bambole giapponesi lavorate a maglia. Il volo è al completo, d'altronde ci troviamo in uno dei periodi di punta per gli spostamenti interni al paese. A metà agosto cade l'Obon, la festa dedicata ai defunti, che riporta i giapponesi a casa dei loro cari per riunirsi e ritrovare il calore della famiglia. Il resto dei passeggeri è per lo più in viaggio di lavoro, salarymen che si stanno recando ad Osaka per chiudere un qualche affare, o che tornano a casa trionfanti con un contratto firmato in mano. Tra loro è seduto anche il famoso cantante Kyu Sakamoto, divenuto celebre anche in Occidente grazie al suo singolo Sukiyaki. Insomma, 509 persone che si trovano a bordo del volo JAL 123, ognuno con la propria vita e la propria destinazione. In cabina di pilotaggio, intanto, regna la calma. Per il comandante Masaki Takahama, 49enne con 12.000 ore di volo alle spalle, il vice comandante Yutaka Sasaki, 39enne in fase di ultimazione del suo training, e l'ingegnere di volo Hiroshi Fukuda, di 46 anni, si tratta di una banalissima giornata di lavoro come tante altre. Sono da poco passate le 18.20, il volo si trova nei pressi della baia di Sagami, e molti passeggeri sono assortiti dal maestoso spettacolo dato dalla vista del Monte Fuji. Alle 18:24 minuti, la quiete a bordo viene bruscamente interrotta. Di colpo, le maschere per l'ossigeno cadono davanti ai volti colmi di panico dei viaggiatori, che cedono alla paura nel vedere che una coltre di fumo bianco invade la cabina dei passeggeri. La crew, nonostante la preoccupazione, fa di tutto per tranquillizzare le persone e la situazione sembra momentaneamente calmarsi. Ma in cabina di pilotaggio, il comandante Takahama sa che la situazione è tutto fuorché risolta. Così lancia il segnale di emergenza Squawk 7700 in cerca di un qualche aiuto. Quando la torre risponde, ordina immediatamente che l'aereo viri ad est. Tuttavia, dalla radio del JAL 123, il comandante pronuncia delle parole di ghiaccio. But now uncontrolled. Ormai è fuori controllo. L'aereo inizia a virare violentemente
e i piloti non sanno che ciò è dovuto al distaccamento dell'ala posteriore del velivolo, la deriva, della quale è rimasta soltanto meno della metà. Il primo istinto del capitano Takahama, con la lucidità di chi deve portare in salvo più di 500 persone, è quello di ricondurre l'aereo all'aeroporto di Haneda, utilizzando le manette dei motori per virare. Questo, tuttavia, inizia a muoversi a destra e a sinistra fuori controllo, e di colpo perde quota, passando dai 6.700 ai 1.800 metri in pochi secondi, e venendo poi spinto da forti raffiche di vento nella direzione della zona montuosa di Gunma. I passeggeri cercano di non farsi prendere dal panico e si rassicurano tra loro con frasi come «Forza! Facciamoci coraggio!», ben consci del fatto che questo, probabilmente, non li aiuterà. Mentre il volo continua la sua spaventosa danza nel cielo, interviene anche la base americana di Yokota che, così come Haneda, comunica di aver liberato una pista di atterraggio e di averla lasciata a disposizione del JAL 123, ricevendo l'ok del capitano come risposta. Questa è l'ultima comunicazione che il personale di terra ha avuto con l'equipaggio dell'aereo. Alle 18.55 la torre di controllo chiede al capitano di dichiarare chiaramente le sue intenzioni per poter preparare i soccorsi. Tuttavia, questo non risponderà mai. Nel frattempo l'aereo inizia rapidamente a perdere quota e il Ground Proximity Warning System si attiva con un suono spaventoso. Moda Meda, è la fine. Queste sono le ultime parole pronunciate dal capitano Masaki Takahama. Il volo JAL 123, alle 18.56 del 12 agosto 1985, dopo 32 minuti alla deriva e con 524 persone a bordo, si schianta a piena velocità sul versante del monte Takamagara. 520 di queste persone perdono la vita in un istante. È stato poi riscontrato dai medici, tuttavia, che non tutti persero la vita al momento dell'impatto. Se i soccorsi fossero arrivati un po' prima, molte vite sarebbero state risparmiate, ma a causa del loro ritardo e del calare della notte, i passeggeri del volo e i membri della crew rimasero 14 ore tra i resti dello schianto. Solamente 4 di loro sopravvissero, tra cui Yoshizaki Hiroko e sua figlia maggiore Mikiko. Ma come si spiega un disastro così terribile? Cosa può portare al distaccamento in volo di un'intera porzione della deriva? Per capirlo, dobbiamo fare un salto indietro di 7 anni. Nel 1978, il velivolo JAL 123 subì un lieve incidente. Durante un atterraggio fu vittima del cosiddetto tail strike, ovvero l'impatto della coda sulla pista prima ancora del carrello di atterraggio. Questo causò dei danni alla parte posteriore dell'aereo. Tuttavia, le riparazioni da parte della JAL furono condotte in maniera irresponsabile. Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, per riparare al danno era stata sostituita la semicalotta inferiore della paratia stagna di coda, la quale si sarebbe dovuta collegare alla parte superiore tramite una piastra. Questa, per motivazioni tutt'oggi ignote, era stata tagliata in due parti prima di essere applicata, forse per far combaciare dei rivetti, causando nel pezzo una riduzione della resistenza alla fatica pari al 70%. Nonostante le numerose segnalazioni da parte dell'equipaggio di fischi intermittenti provenienti dalla fusoliera, proseguite peraltro per lungo tempo e tutto fuorché normali, non furono mai effettuati ulteriori controlli o interventi di manutenzione, portando ad un deterioramento del pezzo e al suo distaccamento in volo. Per questo motivo, il 1 dicembre del 1988, circa 20 persone associate alla Boeing, alla JAL e al Ministero dei Trasporti vennero indagate per omicidio colposo. Non fu tuttavia possibile individuare il responsabile della riparazione e così,
il 22 novembre dell'anno successivo, il caso venne archiviato per mancanza di prove. Nonostante i familiari delle vittime abbiano impugnato la decisione della procura, questa fu ritenuta corretta. Il 12 agosto 1990, 5 anni dopo il disastro, sarebbe poi sopraggiunta la prescrizione. Nessuno ha mai pagato per la morte delle 520 vittime. A causa di questo incidente, comunque, la Boeing modificò il sistema idraulico dei suoi velivoli per non permettere mai più che da un singolo guasto un aereo potesse diventare ingovernabile. Grazie al sacrificio delle vittime e dei 4 sopravvissuti, la sicurezza nel mondo dell'aviazione ha fatto passi da gigante. E magari non conterà qualcosa, ma dovremmo esprimere tutti quanti il più sentito ringraziamento alle vittime del volo JAL 123.